Benvenuti amici a un nuovo episodio del Trattore del Mese. Come sempre siamo io Gianmarco a tenervi compagnia oggi con un vero gigante. Gianmi? Sì, è il T8040. No Gianmi. Filippo. È il T8040. Ebbene Gianmi, per quanto possa essere incredibile, questo non è un T8040, anche se mi rendo conto che la decalcomania può trarre in inganno. Vabbè. Devo dire che cambiano pochissime cose estetiche, solo un occhio molto esperto può vedere le differenze. E vabbè, ma allora di che parliamo? Ma che modello è? Che stanotte se no non ci dormo io. Ebbene Gianmi, per scoprire che modello è dobbiamo tornare al lontano 2002 e parlare un po' di storia. Te pareva, sembra la stessa storia, oh. Per la precisione dobbiamo tornare all'edizione 2002 di EIMA e questo Gianmi dovrebbe già farti capire che macchina è questa. Ti voglio dare un altro aiuto. La New Holland commercializzò questa serie grazie all'acquisizione della serie Casey Age nel 2000 e prese molte cose in prestito dalla serie Magnum. Hai capito di che macchina sto parlando adesso? Ah Fili, ho capito che cos'è, è un TG questo. Esattamente Jamix, questo è un TG 255 per la precisione. Sicuramente i precedenti proprietari hanno cambiato decalcomania, ma non c'è nulla di male, anzi ci dà l'opportunità per parlare di come capire al volo, alzando il cofano, la differenza tra le due macchine, cioè il TG 255 e il T8040. Infatti Fili, sono curioso, ma come possiamo capirla la differenza? Basta alzare il cofano. Allora Gianmi, intanto smontiamo questo carter perché dobbiamo accedere alla pompa di iniezione, sì, per vedere la differenza tra TG 255 serie TG, diciamo serie T8000. Quindi come sempre tocca fare lavoro sporco. Certo. Oh, carter rimane. Oh. Allora Gianmi, parlavo di un occhio esperto perché il miglior modo di capire la differenza sta nella pompa di iniezione. Eccola qua, guarda quanto è grossa, mamma mia. È bella grossa. Cioè. Decisamente. Difatti le due pompe di iniezione sono molto diverse tra di loro, tra la serie TG e la serie T8000. Si capisce che questa è un TG dalla pompa di iniezione elettronica del carburante CAPS collegata ad iniettori meccanici. Nella serie T8000 invece troviamo il common rail della Bosch collegato ad elettroiniettori e quindi parliamo di due sistemi completamente diversi. Cioè, mentre tu rimonti il carter io proseguo. Nel T8000 infatti il flusso di iniezione e pressione è indipendente dalla velocità, è un sistema nettamente più moderno. I motori per entrambe le serie sono i fantastici Cummins. Fantastico. Allora, visto che questo è un TG, parleremo un po' della serie TG, chiaramente. Va bene Gianmi? Va bene, che dobbiamo fare? È la vita. Mi parte il passo dei Righeira. Evoluzione della serie G70, la prima cosa che salta all'occhio è lo stile. Per la prima volta in campo trattoristico vengono introdotti i fari anteriori a sviluppo verticale. Sarà uno stile che farà storia moderna, unitamente al cofano molto corto di questa serie. I nuovi assali anteriori prodotti dalla Dana, disponibili in assale fisso, super steer come questo, e l'ammortizzato Terra Glide. Il cambio era un full power shift chiamato Ultra Command. Entrando in cabina l'occhio esperto nota piccoli cambiamenti tra la serie TG e la T8000, come ad esempio un cruscotto diverso, e forse sulla serie T8000 troveremmo in cabina il monitor IntelliVue 2, anche se non è detto, in quanto era comunque opzionale e non di serie. Alla fine del 2005 ad Hannover la New Holland presenta l'evoluzione della serie TG con la nuova denominazione T8000. Il T8040 avrà una potenza massima di 337 cavalli. Ebbene amici, avete mai avuto modo di provare o possedere un trattore serie TG? Scriveteci la vostra opinione nei commenti. Fofi, ma andiamoci a fan giro. Fenomeno Gianmi. Madonna, è una poltrona sta a fare. Che? Cabina confortevole, eh? Questo qui subito da modificare, Kenwood e via. E Arbre Magic. Buono. Se non avete una cassetta di sicurezza in un trattore, importantissimo, potete riporre gli oggetti qui dietro. E comunque che ne so, avete una banconota da 50 che non vi entra in tasca, la ficcate qui dentro, no? E la chiudete come quei video dei cinesi, hai visto? Ok. Andiamo a fan giro? Andiamo a fan giro, dai. Okay. No! No, no! Chi l'ha detto di muoversi? Ti devi pure un po' accontentare, cioè. Oh, allora me te le chiudo tutte. Le apriamo verso di là, no? Io non posso morire di caldo per te, allora. Senti il motore, che belle vibrazioni. Senti che sound. Io non capisco. Comunque molto molto belli sto montante analogico digitale, eh? Sì. Veramente bello. Tipo monitor prestazione. È vero. Senti che rombo. Che
cabina 74 decibel, che per infatti, il tempo no, è molto silenziosa, secondo me per considera il tempo, che questo raglia, non è che pressione oleomotore, poi lo stile così un po' retro io l'adoro, bello però bello, pressione oleomotore, temperatura del liquido di raffreddamento, il galleggiante del serbatoio, le giammi, e infatti è andato è tuo sto trattore, eh? È un po' grosso però, per che cosa? Della tua azienda. Ma io non ho un'azienda. Ma vogliamo provare a atterrare un albero? Felice. Vai, è tutta birra, vai. Madonna, senti che calcio, manco la venda torre, va così forte. Oh, comunque c'ha un motore. Una bestia. Super steer. Guarda col super steer, guarda come te lo giri. Cioè, la macchina è enorme. Però c'ha un bellissimo raggio di sterzata a 65 gradi. Si gira niente, anzi mo lo parcheggiamo, così vediamo pure in quanto tempo riusciamo a parcheggiarlo. Vai. Secondo me ce la fai in una manovra, Giambi. Una manovra? Una manovra. Allora. Beh, l'istinto ti viene sempre di mettere la mano qua. Questo sterzo così che la bomba e voilà, una manovra, una bomba, approvato. Amici, grazie per essere stati con noi anche in questo episodio del Trattore del Mese, dove abbiamo svelato il mistero della serie TGT8000, dove Gianmarco si è impegnato e abbiamo sempre smontato e rimontato qualcosa, tanti sempre serie, Gianmarco deve fare qualcosa con le chiavi, certo, non c'è problema. Iscrivetevi ai nostri canali, iscriveteci, la vostra opinione riguardo alla serie TG, se avete avuto modo di provare, lasciate un commento e un like, e come sempre, a meno che non andremo in ferie, al prossimo mese. Al prossimo mese, ciao, ciao.